non conoscono ancora le regole dell'impasto, ma sono predisposti al gioco, a divertirsi con la farina. Scusate qua, grazie. Latte e zucchero. Se penso al latte e allo zucchero, penso ad ingredienti genuini, nutrienti, agli esordienti, all'under 12, ad una fascia di età in cui serve rinforzarsi, avere tante energie, seguire le regole, avere delle guide per capire cosa è giusto, cosa è sbagliato e saper relazionarsi con i propri compagni e compagne di gioco. Uova e burro. Considero questi ingredienti ciò che amalgama, ciò che unisce. Li associo al bisogno di gruppo e di vita insieme che hanno gli adolescenti, under 14, allievi, under 16, gruppo orienteering, in cui conta riconoscersi, sentirsi importanti, valorizzati, incitati, stimolati per unire, creare una massa uniforme. Qui manca qualcosa però ancora. Cosa manca? Il lievito. Qui serve qualcosa che esalti e renda più corposo l'impasto. Servono giovani adulti che aumentino il volume e la qualità degli ingredienti, che siano visti come esempi dai piccoli per capire come orientare le proprie capacità, come crescere in maniera sana. Qui mi viene in mente la prima divisione, la seconda categoria, il calcio a 5, che sono squadre insieme da tanto e che danno valore al senso della comunità, una comunità che comunica, che porta messaggi ad altri, sportivi e di vita associativa. Gli ingredienti sono pronti. Servono abili pasticceri che impastino, che integrino gli ingredienti, che abbiano pazienza, tempo, competenza. Competenza di mescolare, di collaborare per il miglior risultato. I pasticceri sono i nostri allenatori, i nostri animatori, gli educatori del doposcuola. I pasticceri della vita sono ovviamente le famiglie, i genitori con cui dobbiamo essere in sintonia. Arriviamo ai dirigenti, coloro che coordinano ed organizzano le attività. Ecco, i dirigenti hanno la responsabilità delle ricette. Lavorano affinché i pasticceri possano dosare bene, pesando gli ingredienti, nelle fasi giuste della preparazione. A volte le ricette possono cambiare, insieme si può sperimentarne anche di nuove, perché cambiano i gusti. Poi ci sono le decorazioni, le guarnizioni, per la presentazione migliore di questa torta. Questi sono tutti coloro che lavorano in silenzio, ma che la rendono unica, bella anche da guardare. Chi taglia l'erba del campo, chi tiene in ordine il magazzino, chi gestisce il materiale, chi accompagna le partite, chi ricerca i fondi, chi organizza le feste, i buffet, la logistica generale. Le guarnizioni sono anche tutte quelle feste che ci rendono una polisportiva unica. Il campus Vezena, la festa dello sport, la chiarastella, la castagnata, i trofei di carnevale, quelle attività extrasportive che aggiungono valore allo sport. La torta è fatta secondo voi? No. Ricetta, ingredienti, pasticceri, decorazioni, ricette, cosa manca? Le strutture, le basi, le tortiere, i buoni forni, le migliori attrezzature. Senza una tortiera la torta non ha la sua forma. Senza il forno giusto, con le temperature adeguate, si può bruciare tutto o rimanere crudo. Abbiamo bisogno di un supporto per esaltare il gusto della nostra torta. E questo aiuto ci può venire solo dalle istituzioni, dalla Chiesa, dalle federazioni, dalle collaborazioni di chi ha più esperienza di noi perché ha visto tanti dolci e sa cosa è utile per crescere. Non conosco